Bene, ultimo giorno di didatta 2024, Fortezza d'Abbasso. Siamo con Pamela Giorgi, ricercatrice in Dire. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Pamela Giorgi si occupa del patrimonio culturale di Dire, delle metodologie di organizzazione di un patrimonio che è storico, possiamo dire, dall'Unità d'Italia a oggi. Ha prodotto una miriade di materiale d'archivio molto importante. Io credo che sia opportuno spiegare ai nostri spettatori cosa e come vi siete organizzati per gestire questo patrimonio anche in chiave didattica, nel senso che poi le scuole possono a loro volta affrontare con queste metodologie corrette argomenti sia per esercitarsi sia per realizzare proprio a loro volta delle ricerche mirate con degli obiettivi appunto da centrare in maniera corretta. Innanzitutto grazie all'ospitalità, come sempre sono molto contenta di incontrarvi. E il patrimonio di Indire è importante perché, come dicevi tu, racconta quasi 100 anni di storia della scuola italiana. Non è proprio a ridosso dell'Unità d'Italia, perché altrimenti sarebbero più di 150 anni, ma comincia a sedimentarsi questo patrimonio culturale che noi conserviamo, diciamo, all'inizio degli anni 20. Però ha uno sguardo anche retrospettivo, perché ovviamente negli anni 20, quando si cercava di costruire questo museo, che poi diventò una vera e propria musealizzazione fiorentina, si voleva raccontare anche tutta l'epopea risorgimentale, e quindi noi abbiamo molti materiali legati a figure anche importanti della pedagogia di quegli anni, e abbiamo un materiale che è composito. Non possiamo parlare solo di un archivio quando si parla del patrimonio di Indire, ma dobbiamo parlare di una collezione. Perché una collezione? Perché noi abbiamo una biblioteca molto importante fatta di libri antiquari, tra l'altro che comprende anche incunaboli cinquecentine, seicentine, quindi è veramente un materiale importante, e poi materiale d'archivio, quindi materiale documentale, il tipico materiale d'archivio, è un archivio scolare. Anche materiale scolastico, mi parlavi di diari degli insegnanti, ad esempio. Diari degli insegnanti, molta parte legata ai concorsi di disegno che venivano banditi allora per documentare come si svolgeva, l'innovazione scolastica anche allora, perché certo, come oggi era molto importante puntare... Ecco, come avete raccolto e catalogato questo materiale? Allora, noi abbiamo cominciato a lavorare su questo materiale puntando sul tema della accessibilità, che per noi è molto importante, cioè utilizzare il web per rendere accessibile questo patrimonio che molto spesso è misconosciuto alla scuola stessa. Perché in Italia abbiamo un patrimonio culturale così importante e quello scolare è considerato minore. Ma il nostro ci rendemmo conto che non era così minore, perché per esempio abbiamo un fondo fotografico importantissimo, 14.000 immagini che parlano della storia della scuola italiana dagli anni 25 fino agli anni 70 del Novecento, per tutto, che copre tutto il territorio nazionale e che è un unicum nel suo genere, perché neanche il Ministero dell'Istruzione aveva questa pratica di documentare con la fotografia, e che noi abbiamo reso tutto disponibile in rete con un database che si chiama FotoEdu, archivi fotografici per la storia dell'educazione. Da lì siamo partiti e pian piano abbiamo cercato di rendere disponibile questo patrimonio anche con delle carrellate di gallerie tematiche, quindi delle digital collection che vanno a fare degli affondi, dei carotaggi nel patrimonio, prendendo una parte di patrimonio fotografico, di patrimonio bibliografico che spesso è corredato di bellissime immagini, perché lo sapete, i libri di un tempo avevano queste iconografie splendide, a cura anche di artisti molto importanti. Abbiamo lavorato poi tra l'altro con la cattedra di storia dell'arte dell'Università di Firenze per lavorare meglio sulla parte delle iconografie. E tutto questo materiale, anche quello documentale di cui tu dicevi, l'abbiamo organizzato in delle gallerie tematiche che hanno degli oggetti specifici che a noi stavano a cuore. Per esempio ne abbiamo fatta una molto bella con la Scuola Normale di Pisa sulle leggi razziali a scuola, su come viene veicolato pian piano il sentimento razziale fino ad approdare le leggi razziali del 38, e abbiamo costruito così questa galleria tematica a uso della scuola. Quindi c'è stata tutta una riflessione legata all'accessibilità del patrimonio. Perfetto, questo rientra nella cosiddetta educazione digitale. Ecco, possiamo dare dei consigli pratici, nel senso che mi dicevi di fare attenzione ad esempio a non cadere nelle fake news, a non credere nelle fake news, e quindi in generale, quindi sull'utilizzo corretto delle fonti, che nel caso di internet
insomma sono diciamo ad ampio raggio. Ecco, quali sono le qualità da adottare, le caratteristiche da tenere in considerazione per inquadrare un'informazione corretta? Guarda, è un tema che ci sta molto a cuore, anzi grazie di avermene parlato, di darmi l'occasione di parlarne. È, diciamo così, il primo approdo e la prima forse finalità di un lavoro che a scuola si può condurre con l'uso delle fonti, con l'uso del patrimonio. Ovviamente è il tema che mi interessa come disciplinarista, e quindi noi la prima ricaduta di questa grossa riflessione che come gruppo di ricerca abbiamo fatto sul patrimonio di Indire, poi pian piano ci ha spinti negli anni a approfondire il tema dell'uso didattico educativo del patrimonio culturale. E uno degli elementi, quando ci si rapporta alle fonti di qualsiasi genere esse siano, fotografiche, appunto cinematografiche, oppure fonti documentali in senso più stretto, è proprio quello di inquadrare correttamente la fonte. Cosa vuol dire inquadrare correttamente la fonte? Vuol dire contestualizzarla. Chi è il soggetto produttore? Quali erano le finalità? Quali erano le finalità della committenza? Qual era il contesto storico-culturale in cui erano state prodotte? Questo lavoro fatto sistematicamente a scuola, per esempio all'interno di un laboratorio di storia. Recentemente abbiamo pubblicato un libro per Carocci sul laboratorio di storia fatto con l'uso delle fonti, che è open source sulle pagine web di Indire, perché noi lavoriamo per rendere accessibile ovviamente la nostra ricerca alla comunità scolastica. Porta proprio a questo risultato, cioè lavorare bene con le fonti vuol dire sottoporle a critica. Ad esempio utilizzare fonti istituzionali e non fonti di carattere commerciale può essere già importante. È importante contestualizzare bene una fonte, per esempio. Capire qual è l'obiettivo. L'obiettivo, per esempio, abbiamo fatto tutta una ricerca che poi ha avuto esito in un articolo scientifico che si intitolava La seconda vita delle immagini. E guardando la vita nel web delle immagini che provenivano dal nostro archivio, abbiamo visto come delle immagini evidentemente prodotte in epoca fascista e durante il periodo delle leggi razziali venivano contestualizzate anche da giornalisti professionisti in contesti completamente diversi e incongruenti con la foto. Quindi e quello, per esempio, quel tipo di analisi è molto interessante per far capire ai ragazzi come capire e collocare correttamente una fonte. Può essere importante anche per leggere bene un'informazione. Le nuove tecnologie possono essere uno strumento di aiuto, oppure dobbiamo essere noi a governarle, a indicare la strada giusta quando si tratta di appunto cogliere le fonti e saper trovare le fonti più adatte? Sicuramente c'è un compito, la scuola è un momento importante per indicare un metodo, perché i ragazzi entrano, accedono, tutti noi adulti e ragazzi accediamo a fonti continuamente, che sono rese disponibili nel web in modo appunto anche incalzante, direi quasi. È importante avere una metodologia e apprenderla, e si apprende a scuola una metodologia, si apprende col rigore dello studio. Quindi l'utilizzo eventualmente dell'intelligenza artificiale, di ChatGPT, anche quello deve essere misurato, tarato, per saper poi bene interpretare le fonti, perché noi chiediamo alla macchina di poter in qualche modo sintetizzare o reinterpretare dei testi o anche analizzare delle immagini, però in qualche modo dobbiamo saperla anche governare. Sono delle grandissime opportunità anche per la scuola, perché come ti dicevo sono opportunità che permettono di creare un ponte non episodico ma continuativo tra il terzo settore che si dedica alle istituzioni preposte alla conservazione, per esempio, e il mondo della scuola. E questa è una grande opportunità di fare ancora più laboratorio, di rendere la scuola un vero e proprio laboratorio del sapere. Però quello che è importante è avere gli strumenti per governare. Tu parlavi dell'intelligenza artificiale, utilissima, per esempio, ci sono tanti progetti di ricerca ormai dell'applicazione anche sugli archivi, però è molto importante che si abbiano le competenze per governare processo, così come l'uso del web, insomma. Bene, chiaro, chiarissimo. Ringraziamo Pamela Giorgi, ricercatrice Indire. Grazie.